Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con zucchine e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, zucchine tagliata julienne, patata tagliata julienne, cipolla, speck, scamorza, olio, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo, semi di sesamo e un uovo per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e il prezzemolo e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le patate e le zucchine. Il pepe, il sale e la noce moscata e cuocere con il cestello al posto del misurino per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Eliminare il liquido di cottura e lasciare intiepidire. Abbiamo posizionato la pasta brisè su uno stampo da 26 cm, bucherellato il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere lo speck. Mettere le patate e le zucchine. E livellare bene. Mettere la scamorza, chiudere con un altro rotolo di pasta brisè, chiudere bene i bordi e ritagliare la pasta in eccesso, spennellare la superficie con l'uovo sbattuto. Bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta. Mettere i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Torta salata con zucchine e patate. Grazie e alla prossima ricetta!